Buongiorno a tutti e bentornati o benvenuti nel mio canale. Oggi video mega, iper, super speciale perché abbiamo ufficialmente superato i 1000 iscritti. Yeah! Io sono super felice e voglio mandare un mega abbraccio super virtuale e un mega bacio a ognuno di voi. Volevo ringraziarvi veramente di cuore per credere in me e per usufruire del vostro tempo per guardare i miei video e commentarmi e lasciarmi like e seguirmi su Instagram, qualsiasi cosa. Vi volevo ringraziare super super di cuore. E dato che appunto siamo arrivati a questa bella soglia molto importante, ho voluto fare oggi un video che si chiama il TMI Tag, che è appunto un video di domande, alcune strane, alcune no, per appunto fare in modo di conoscerci un po' meglio. E allora, domanda numero 1: cosa stai indossando? Niente di che, sto indossando un maglioncino nero di Primark, pantaloni jeans neri di H&M e Adidas. Niente di che, perché oggi sono super tranquilla a casa. Domanda numero 2: sei mai stata innamorata? Sì, lo sono tuttora, come ben sapete, con Jacopo, che è appunto mio fidanzato da ormai più di 10 anni. Quindi super felicemente innamorata. Domanda numero 3: hai mai avuto una brutta rottura? Brutta non saprei, nel senso ho avuto solo una rottura per adesso in tutta la mia vita, fortunatamente, che è appunto l'unica altra persona con cui sono stata oltre al mio attuale fidanzato, che è appunto più che brutta direi necessaria. Se volete magari vi farò un video più avanti riguardo appunto alle relazioni tossiche. Soprattutto per quanto riguarda partner, ma anche per quanto riguarda le amicizie avrei qualcosa da dire, purtroppo. Però appunto sono stata ai tempi che però tipo avevo 14-15 anni, quindi non mi do neanche troppa colpa perché ero ancora piccola e non sapevo ancora effettivamente cos'era l'amore, cos'era una relazione sana e tutto, e mi sono fatta molto imbambolare, per metterla un po' alla leggera, e quindi è stata una relazione molto tossica, perché appunto io mi sono fatta totalmente soggiogare da questa persona, facevo qualsiasi cosa che mi dicesse di fare o di non fare. E purtroppo appunto ho buttato via un anno della mia vita. La cosa positiva è che dopo appunto pochi mesi dopo ho conosciuto Jacopo, con cui appunto sto tuttora, e mi ha dimostrato cos'è l'amore, cos'è il rispetto e cos'è il volersi bene. Quindi sono grata per tanto così a quella persona perché mi ha fatto capire cosa non voglio dalla vita e cosa non voglio da una persona al mio fianco. Però insomma, se volete magari vi farò un video a parte su queste cose di relazioni, eccetera, magari fatemi anche domande, perché come sapete non ho peli sulla lingua, non ho pudore, anche quando si tratta magari di parlare di cose più intime o cose magari anche brutte o belle che possono succedere, eccetera, sapete che non ho pudore, quindi domandatemi qualsiasi cosa nei commenti o magari anche in DM in Instagram, se per caso vi vergognate e non volete che qualcuno li legga, scrivetemi in DM in Instagram perché appunto come al solito rispondo sempre e appunto. Però, chiusa parentesi, che sennò ci divulghiamo troppo in una domanda sola. Quanto sei alta? Sono alta 1,78, ma a me piace dire che sono alta 1,80 m. Quanto pesi? Peso esattamente 5 fiorini. Domanda numero 6: qualche tatuaggio? Sì, ho anche il video del tattoo tag, una cosa del genere, o my tattoos, non mi ricordo come si chiama, che ve lo lascio nel caso qui sotto nell'info box, se mi ricordo, comunque qualche video fa, mi pare di averlo fatto, mi pare 3-4 mesi fa, dove appunto vi faccio vedere tutti quanti i miei tatuaggi, soprattutto appunto questo, diciamo che sono un po' i più grandi, ma poi ne ho altri piccini in giro, quindi andatevi a vedere quel video se vi può interessare. Qualche piercing? No, in realtà avevo fatto diversi anni fa, penso 8-9 anni fa, avevo il dilatatore nel primo buco dell'orecchino ed ero arrivata, mi pare, a 2 centimetri di dilatazione. Dopo ho deciso appunto di tirarlo via, grazie a Dio, perché non mi piaceva più. Avevo passato un po' quella fase della mia vita dove bisogna passarci tutti. E il problema di quella cosa lì è che, da quanto so, quando si passa il centimetro o il centimetro e mezzo, non mi ricordo, la pelle dopo non si restringe più, perché per quanto poco è una cosa che richiede tempo, non è che in 2 giorni allargate i 2 centimetri e tornate senza, cioè è una cosa che comunque ci state dietro mesi per arrivarci, quindi la pelle si era talmente allargata che adesso infatti non so se si vede, ma io questo buco, se lo apro, si vede ancora che il buco è rimasto così. Infatti a me non piace vedere che anche se metto un orecchino piccolo sembra sempre che sia super pesante, che mi pesi sull'orecchino, in realtà non è vero. Però avevo anche pensato di domandare magari a un chirurgo estetico se c'era la possibilità di tagliare il buco e richiuderlo per fare in modo appunto di avere un buco di orecchino normale, ma non è che mi interessi più di tanto, non ci faccio neanche caso io, quindi insomma sarà una cosa che magari farò più avanti, però questo. Per il resto niente, ho solamente 2 buchi per ogni orecchio. Avevo fatto, se non sbaglio, un paio di mesi fa anche il terzo buco su entrambe le orecchie, ma mi aveva fatto un po' di infezione, mi faceva male, mi dava fastidio. Io non ho pazienza, come ben sapete, quindi li ho tolti dopo tipo 2 settimane che li avevo su, perché purtroppo io proprio zero pazienza.
Domanda numero 8, coppia preferita nella finzione? Direi assolutamente Monica e Chandler di Friends perché sono la mia coppia preferita, amo quei due personaggi, amo il loro carattere e sono una delle coppie di finzione che mi stanno più a cuore. Domanda numero 9, show preferito? Penso intendano anche le serie TV, perché appunto io non guardo show, ma guardo solo serie TV. Tra le mie preferite non saprei citarne solamente una, assolutamente no. Tra le mie preferite c'è assolutamente Lie to Me, che non so se l'avete mai visto, una serie TV, se non sbaglio, tipo del 2000, o del 2010, del 2014, leggermente vecchietta, diciamo, un po' di tempo che non si vede più. Purtroppo hanno fatto solo 3 stagioni, perché da quanto ho capito non riuscivano più a trovare i fondi o comunque non piaceva abbastanza per andare avanti, quando in realtà ho sofferto da morire perché l'avrò guardata almeno 1000 volte, una delle mie serie preferite in assoluto, non mi stanca mai. La trovate adesso come adesso su Disney, non c'è né su Netflix né su Prime, se no appunto in streaming. È praticamente questa serie che parla di il personaggio principale che ha un'azienda dove collaborano con l'FBI, la polizia e anche con, in realtà lo fanno magari anche da soli con privati, per riuscire a trovare le menzogne grazie alla lettura appunto del linguaggio del corpo e appunto linguaggio non verbale, quindi mimica facciale e del corpo. È bellissimo perché il personaggio principale ha un po' lo stile tipo di Gregory House, quindi è un po' quello stile di quel carattere strano che vorresti da una parte prenderlo a sberle e dall'altra parte abbracciarlo perché ti fa tenerezza, quindi è un po' un carattere particolare che non piace a tutti, però secondo me è una serie fatta veramente bene, soprattutto la prima stagione dove proprio ti fanno vedere ogni minima mimica facciale di mezzo secondo, è super interessante. Mi ha aiutato anche qualche volta nella mia vita reale, infatti io e mio moroso che la guardiamo sempre insieme, a volte capita che se vediamo qualcuno fare qualcosa eccetera ci facciamo un occhiolino, tipo e diciamo mio Dio, abbiamo subito capito cosa ha fatto, è super interessante veramente. Quella serie mi è piaciuta veramente tanto, poi di altre appunto House mi è piaciuta tanto, Dottor House. In realtà tutte quelle mediche mi piacciono tanto. Ho amato Scrubs per ridere, come Friends per ridere, non è che sono due cose particolarmente serie, ma le ho guardate 1000 volte ognuno, perché io sono di quelle persone che non vuole guardare serie nuove, ma continua ininterrottamente a guardare serie vecchie. Penso sia anche tipo una cosa che determina il fatto che sono particolarmente ansiosa, ma a me non piacciono le sorprese, non mi piace essere colta di sorpresa, non mi piace non sapere cosa succede. Io sono una di quelle che se va a vedere un film va a leggersi gli spoiler prima. So che è brutto, ma io devo sapere cosa va a finire, perché se mi trovo lì che non mi rendo conto di cosa sta succedendo, a me dà fastidio, quindi sono un po' una persona strana, però appunto preferisco fare così ed essere preparata a quello che succede. Domanda numero 10, band preferita? Non ho una band preferita, nel senso che io ascolto letteralmente qualsiasi tipo di musica, più o meno, a parte tipo reggaeton o trap o alcuni tipi tipo di rap, di cose strane o di psy, trance. Cose strane, io più o meno il resto ascolto tutto, dal metal al rock all'hip hop, al musical, alla musica classica, al brutal heavy metal, quello che è. Più o meno ascolto tutto, mi piacciono tanti generi, quindi non ho una band preferita. Numero 11, qualcosa che ti manca? Direi adesso come adesso, in ambito tenendo sempre presente appunto la situazione mondiale, sarebbe andare in vacanza in aereo. O comunque girare il mondo in aereo. Non è una cosa che ho mai fatto miliardi di volte, non ho visto così tanti posti in vita mia, però il fatto di prendere un aereo per me è un'emozione assurda ogni volta, anche se devo fare un'ora per andare nel sud Italia, per me ogni volta è una super cosa mega importante che mi preparo mesi prima, è una cosa che mi piace tanto, direi quella, perché poi appunto come sapete, come vi ho già detto, non sono una persona particolarmente sociale e socievole, purtroppo. Sono una persona che tende ad amare stare da sola o comunque con al massimo 2 o 3 persone. Se già inizio ad avere a che fare con un gruppo di 5-6 persone, inizio ad agitarmi e non sto bene, cioè resisto un paio d'ore, dopo devo andare a casa e stare da sola, non sono proprio una persona, un animale socievole, diciamo. E quindi appunto tutti i discorsi di concerti e manifestazioni, non so, far feste, cose del genere a me non mancano assolutamente, anzi, è brutto da dire, ma io nel primo periodo iniziale di Covid io ho amato il fatto di dover stare a casa e il fatto che se qualcuno mi chiedeva di uscire potevo usare la scusa che no, ma c'è il Covid, è meglio che non fare, è meglio non organizzare cose. Ho amato, perché per quanto io abbia diverse amicizie, non così tante, ma quelle poche che ho, amo stare con queste persone, devo farlo se me la sento. Se una persona mi chiede usciamo per forza, no, non ce la faccio. Cioè, io sono una persona di quelle che non ti scrive messaggi tutti i giorni, anche con le mie più care amiche le sento raramente perché non sono una persona fatta per stare appiccicata ai messaggi o cose del genere.
quelle volte in cui ci vediamo stiamo bene, dopo però devo avere il mio spazio e la mia vita, non riesco a stare troppo appiccicata alla gente, quindi per me il fatto di che tante persone dicono che gli mancano fare magari cose sociali eccetera, a me assolutamente no, neanche lontanamente. Che mi manca sia sì, magari viaggiare in tranquillità e non avere sempre l'ansia quando entri in negozio e girati a mascherine, no mascherine, ecco, un po' questo. Però per il resto, appunto, a me la mascherina dà anche pochi problemi, non mi dà praticamente fastidio e so che bisogna usarla, quindi insomma, così. E continuo a divagare tanto, ma ho proprio voglia di chiacchierare, quindi questo video durerà 15 ore, penso. Domanda numero 12, canzone preferita? Diciamo che qua ne ho diverse, non riesco a deciderne di una, ma ve ne dico una di quelle tra le mie preferite, appunto, giusto per non stare qua 6 ore. Ed è The Night We Met di Lord Huron. Ve la faccio vedere anche qua, magari su Spotify, e così magari la potete andare a sentire. Non so se l'avete mai sentita, non la voglio far partire perché sennò YouTube mi blocca le concessioni, le cose varie di copyright. Però è veramente una canzone che non è niente di che, nel senso che non è una di quelle canzoni che vi rallegra, che vi fa saltare. No, è una canzone triste che a me piace quando magari voglio stare da sola, magari sono in macchina o sono anch'io triste e ho bisogno appunto di ricaricarmi, ma non nel senso di ricaricarmi e rendermi felice e saltellare in giro, ma a me piace a volte quando sono triste assaporare la mia tristezza e magari piangere o sfogarmi o anche solo stare da sola, però riuscire appunto a vivere il momento di tristezza in cui sono. Non mi piace quando magari sei triste e una persona ti salta addosso e dice ma ridi, ma fai, ma e cerca di costringerti a non essere più triste. No, io amo a volte abbracciare la mia tristezza e comunque stare anche da sola per i fatti miei. E questa canzone diciamo che mi scalda il cuore, mi fa emozionare ogni volta, mi fa proprio venire le lacrime. È bella, a me piace. Se vi va di andare ad ascoltarla, fatemi sapere nei commenti se vi piace. Domanda numero 13: quanti anni hai? Ne ho 26, ma tipo tra 3 settimane ne avrò 27 perché il mio compleanno è il 5 novembre. Essendo zodiacale, appunto, essendo che sono di novembre, sono uno scorpione. Oltretutto, come se non bastasse, oltre ad essere segno zodiacale scorpione, sono pure ascendente scorpione, quindi un mega scorpione doc di quelli tosti. Domanda numero 5, qualità che cerchi in un partner? Allora, ce ne sono diverse. Intanto, una persona che abbia una buonissima igiene personale, perché io, appunto, come sapete, vi ho già detto altre volte, sono un velo fissata con l'igiene personale e anche ovviamente delle persone che mi stanno a fianco. Cioè, se io sento un odore sgradevole, che sia da una mia amica, che sia da una persona a caso in giro, che sia dal mio partner, soprattutto ovviamente dal mio partner, per me è un immediato dolore mentale, fisico. Sono una di quelle persone che io tipo mi lavo 10 volte al giorno, anche, cioè perché io il minimo, appena inizio a sentire quel minimo di odore, non riesco a pensare ad altro finché non mi sono andata a lavare. Purtroppo è un mio problema e sto cercando di combattere un po' sta cosa, non nel senso di lavarmi meno, ma nel senso di essere un velo più tranquilla e meno agitata. Il problema è che sono una persona parecchio agitata e quindi tutte queste cose mi agitano ancora di più. Quindi direi prima cosa assolutamente una buona igiene personale, altra cosa che deve avere un senso dell'umorismo molto strano, molto dark, molto triste, molto cattivo a volte, perché io sono di quelle persone che faccio battute tanto del cavolo, a volte anche che mi rendo conto che mi devo mordere la lingua perché a volte sono proprio brutte, ma che magari a volte non è che le penso, magari sono battute proprio brutte che trattano anche temi brutti che non dovrei trattare, soprattutto in ambito di battute o barzellette, però io purtroppo ho questa bruttissima cosa di avere un humor molto scuro, molto dark, e quindi ho bisogno di una persona che non stia lì a farmi la morale ogni volta, che oh mio Dio, queste cose non si dicono, bababà, cioè, ceste, ridi e ti giri dall'altra parte, nel senso. Fortunatamente il mio moroso è come me, se non peggio, e quindi a volte facciamo battute che solo io e lui capiamo, fanno ridere solo me e lui. E vabbè, però appunto non ci giudichiamo, diciamo, in quest'ambito, per quanto brutta o triste sia la battuta, non ci giudichiamo, ma diciamo, vabbè, non importa, giriamoci dall'altra parte, andiamo avanti con la nostra vita. Citazione preferita, direi che è quella di Into the Wild, se avete mai visto quel film, di sicuro l'avrete visto perché è famosissimo, non mi ricordo però oggi esattamente, però mi pare che dica che la felicità ha senso solo se condivisa, o comunque una cosa del genere, perché secondo me è vero, è per quanto io amo stare da sola. Perché mi serve spesso come ricarica personale il fatto di stare da sola e non stare per forza insieme a qualcuno. Dall'altra parte sono convinta che se c'è qualcosa di positivo nella vita, in questo mondo, ha senso solo se appunto riusciamo a condividerla con qualcuno, anche solo una persona. Perché
perché se abbiamo un traguardo, un qualcosa di cui siamo fieri, di cui siamo felici, che ci rende allegri, vivercela da sola e non poterla raccontare a nessuno, secondo me ha un po' poco senso. Attore preferito? Non saprei, che mi piacciono maschili, direi Benedict Cumberbatch, che è uno dei miei attori preferiti. A proposito, altra serie che amo è Sherlock, con appunto Benedict Cumberbatch. Anche quella l'ho guardata 1000 volte, mi fa impazzire come serie. Non so adesso dove la potete trovare, se su Prime o su Netflix, però se la trovate, spettacolare, va super la pena di vederla. Appunto, Benedict Cumberbatch, poi non perché sia, oddio, è bravo, ma non per quello, ma perché è un bel pezzo di, direi, Hugh Jackman o Gerard Butler, diciamo che a me piacciono quelli un po' più avanti con l'età, non proprio i pischelli di 20-30 anni, o non mi piacciono. Direi all'epoca di Del Signore degli Anelli, Viggo Mortensen, perché quello lì era la mia crush di quando ero piccola, Aragorn. Pazzesco. Domanda numero 18, colore preferito? Anche qua non ho un solo colore preferito, non vi do una domanda che sia una, che sia soltanto una risposta. Che amo sono le sfumature del verde, tipo il verde menta e il verde foresta, non altrettanto tipo il verde smeraldo, eccetera, ma più il verde foresta, quindi un verde molto caldo e da foglia proprio e da muschio, eccetera. Che amo sono quasi tutte le sfumature del giallo e dell'arancione. Mi fanno impazzire, mi piacciono tanto sia per l'abbigliamento che per accessori che per altro. E ovviamente appunto tutte quelle che è bronzo, oro rosa, cose del genere. E poi anche tante sfumature di blu, azzurro e simili. Domanda numero 19. Musica ad alto o basso volume? Dipende, se sono in macchina, alto volume, perché sia che sia da sola sia che sia con qualcuno mi piace cantare a squarciagola. Se sono invece a casa direi basso, medio volume, perché ho paura magari di non sentire qualche rumore sospetto che magari sento in giro, quindi riesco a tenere un po' più basso in modo tale da rendermi conto di cosa succede intorno a me, e anche perché se sono in uno spazio grande mi dà fastidio sentire i rumori troppo forti. Sono una di quelle persone che soffre molto, tipo la discoteca, tipo le fiere, o posti dove c'è o musica molto alta o speaker molto alti, o c'è tanta gente che parla, tanta gente che fa cose. O sentire tipo una pentola che cade, una porta che sbatte, cioè rumori forti a me fanno proprio star male, mi mettono ansia, mi fanno male proprio, e quindi appunto non sopporto queste cose qua. Però se sono in macchina, mi sento in un ambiente un po' più sicuro, è una cosa che posso decidere, non super mega alto, però abbastanza alto il volume. Domanda numero 20, dove vai quando sei triste? Direi che sto in camera mia, mi chiudo in camera mia e sto buttata a letto anche 10 ore. Domanda numero 21, quanto tempo impieghi per fare la doccia? In realtà molto poco. Se devo lavare solo il corpo, 3 minuti, 4 minuti. Se devo lavare anche i capelli, al massimo 7-8, giusto per quei 3-4 minuti di posa del balsamo. Se invece devo fare tutto, quindi metti che devo farmi lo scrub, metti che devo lavarmi i capelli, metti che devo farmi lo scrub al viso, farmi il rasoio alle gambe, qualcosa del genere, allora un quarto d'ora. Ma a me non piace perdere tempo in doccia, per quanto amo farmi la doccia. Piuttosto, se ho voglia di perdere tempo e farmi una coccola, faccio un bagno in vasca. Quanto tempo impieghi per prepararti la mattina? Molto poco anche qua. In realtà il mio problema è il fatto che io metto la sveglia tipo 3 ore prima di quello che devo fare, perché io voglio stare mezz'ora a letto a guardare il telefono, così, giusto per svegliarmi con calma. E non sono una di quelle persone che parte la sveglia e si alza, no. Io piuttosto metto mezz'ora prima, ma sto mezz'ora al telefono a guardare TikTok o Instagram. Dopo faccio colazione con super calma. Però quello che è prepararmi, nel senso di vestirmi, truccarmi, sistemarmi i capelli, 7-8 minuti anche qua. Perché come sapete io sistemo le sopracciglia, metto mascara e ciao. I capelli di solito, appunto, se adesso li ho a posto, che li ho piastrati, li lascio sciolti, li pettino, metto un po' di olio sulle punte e vado via, se no faccio una treccia e ciao. Domanda numero 23, hai mai fatto una rissa? No, e spero di non trovarmici mai in mezzo. Domanda numero 24, cosa ti accende? E la 25, cosa ti spegne? Qua in teoria lo intendono in ambito appunto sessuale. Direi che cosa mi accende? Appunto una buona igiene personale, perché appunto come sapete se sento un minimo di odore io non ti tocco neanche lontanamente. E quindi appunto è così, una buona igiene orale, personale, anche orale, ma soprattutto personale. E
Non saprei, diciamo che fortunatamente ho trovato il mio ragazzo che corrisponde, cioè all'inizio quando ci siamo incontrati, io ho avuto un colpo di fulmine nel secondo in cui l'ho visto, perché ai tempi, anche adesso in realtà, corrisponde esattamente a tutto ciò che ho sempre voluto su un uomo, quindi il capello lungo, la barba, gli occhi verdi, alto come me. In realtà avrei voluto che fosse più alto, però purtroppo non è più cresciuto da allora, quindi adesso è alto come me. E quindi io fortunatamente basta che lo guardo. E mi ispira comunque, non è che ho bisogno che faccia chissà cosa di particolare. E poi direi appunto un bel gioco di sguardi, cose del genere. Però principalmente direi sì, il fatto che comunque sia una persona che ha un buon odore, un buon profumo. Lui non utilizza profumo in realtà perché è una persona che a cui dà molto fastidio il profumo, infatti anche il mio, ogni volta che siamo in macchina insieme, lui tipo deve aprirsi il finestrino perché soffoca. Però me lo metto lo stesso. Però appunto una buona igiene intima e personale, direi. Poco altro, e appunto che mi faccia ridere, che sia molto simpatico. Quello che mi spegne, non una buona igiene personale, è ad esempio che proprio mi uccide sugli uomini, anche sulle donne in realtà, le persone che fumano. A me purtroppo, soprattutto appunto se, sia che sia un uomo che sia una donna in realtà, a me proprio non piace, sono molto sensibile, per quanto io abbia fumato diversi anni fa. Adesso che ho smesso sono diventata una persona molto molto sensibile al fumo e non sopporto sentire una persona che fuma e quando vedo una persona che fuma o magari poi sputa per terra, cioè per me è proprio ciao, non ti voglio neanche più parlare in vita, una cosa che proprio non mi piace, o le persone volgari e maleducate soprattutto magari con gli altri, soprattutto se si è in ambito tipo bar, ristorante, io sarà che appunto ci ho lavorato. Ma per me il fatto di dare giusta importanza a un commesso, a un barista, a un cameriere, vale tantissimo. Quindi rispettare la persona e rispettare soprattutto il lavoro che stanno facendo. Quindi grazie, prego, di qua e di là, dargli una mano a preparare, abbi pazienza in cassa, non rompere le balle per qualcosa, non dar fastidio. Io sono di quelle persone che piuttosto se sbagli a darmi il resto, mi giro dall'altra parte e non ti dico niente, piuttosto che girarmi e domandarti di sistemare, oppure se torno a casa e c'è qualcosa di scaduto, è andato male o rovinato, io non tornerò mai indietro in negozio a romperti. So che sbaglio perché magari a volte sarebbe anche giusto, però io sono una delle persone che cerca di dare meno problemi possibili alle altre e quindi appunto mi faccio molti cavoli miei. E se invece vedo soprattutto un uomo, ma anche una donna appunto, che risponde male al cameriere, che lo tratta male, che non lo saluta, che non ringrazia, o anche un commesso che magari appunto lo tratta con sufficienza, no, io proprio una roba che non sopporto. Domanda numero 26, per quale motivo hai aperto un canale YouTube? In realtà voi dovete sapere che questo canale nasce nel lontano, penso 2011 o 2012, perché io più volte in tutti questi 10 anni ho pubblicato 3-4 video alla volta, poi li cancellavo, poi dopo un anno ne ripubblicavo altri 3-4, poi li cancellavo. Per un forte mio terrore e paura del fatto che mi potesse vedere una persona che mi conosceva. Finché mi vedevano persone di cui non sapevo niente, che non mi conoscevano, per me potevano anche essere in 6 miliardi, non mi interessava niente. Ma appena sapevo che una persona che mi conosceva sapeva del mio canale o magari aveva visto un video, per me era atroce, anche i miei genitori non ne sapevano niente e quindi ogni tot cancellavo tutto quanto e chiudevo il canale, eccetera. L'ultima volta invece ho avuto coraggio e mi sono detta chi se ne frega, cioè fallo e basta e smettila con questa roba, non importa niente di te, nessuno frega niente di te, delle tue robe, fallo comunque, è una cosa che ti rende felice, trovi il tempo, trovi qualcuno con cui chiacchierare, puoi parlare di cose che ti piacciono, chi se ne frega fallo e non fregarti niente appunto del giudizio delle altre persone, quindi appunto l'ho fatto e stavolta è nata bene. Però diciamo che appunto l'ho aperto perché a me è sempre piaciuto tutto quello che è bellezza, cura del corpo, eccetera, del viso, dei capelli e simili. E quindi mi piaceva, visto che ho tanto da dire, perché non sto mai zitta un secondo, e mi dispiace anche se qualcuno, so che qualcuno mi dice che parlo troppo velocemente, ma purtroppo sono fatta così, ci provo a parlare più lentamente, ma duro tipo un minuto e dopo ricomincio a parlare super veloce. Quindi mi dispiace, perdonatemi, mettete il video a rallentatore, perché purtroppo sono nata così e mi dispiace. E a volte nemmeno io capisco cosa dico, soprattutto quando sto editando mi impapero da sola e faccio fatica anch'io a capirmi. Però appunto sapevo di avere qualcosa da dire, quindi ho voluto iniziare appunto un canale più seriamente questa volta. Domanda numero 27, paure. Ho tante paure, nel senso che io sono appunto una persona molto fifona. Da una parte mi ritengo coraggiosa per tante cose, dall'altra parte invece sono molto fifona perché per dire io se guardo un film anche lontanamente, thriller o che possa far paura, io poi per
quattro notti non dormo, ho l'angoscia, non riesco, ho paura del buio, quindi non riesco a spegnere la luce e fare cose. Io devo spegnere la luce quando sono già sotto le coperte, per quanto non abbia 5 anni, però purtroppo ormai è una roba che è sempre rimasta. Mi hanno a volte costretta a guardare film horror, eccetera. Ho visto i primi 5 minuti e dopo, non che mi venisse tipo da vomitare, ma una paura folle. Oltretutto io non comprendo le persone a cui piace guardare film horror o splatter. O, finché il thriller ci sta, lo capisco, a volte piace anche a me, è fatto in certi modi, ma l'horror, lo splatter, eccetera, io proprio non faccio fatica anche ad apprezzare certe persone, perché io sono convinta che se ti piace una cosa del genere c'è qualcosa che non va. Non può essere che una persona normalmente scelga: oh, cosa faccio stasera? Guardo un film dove muoiono 50 persone torturate in modo atroce. Cioè, cosa vuol dire? Per me proprio non esiste che una persona possa amare una cosa del genere, infatti non penso di avere amici che amano quel genere di film, e se ce li ho non lo so, perché penso che giudicherei in modo molto diverso. È proprio una cosa che non ho mai compreso, e faccio anche fatica a fidarmi da certe persone se so che amano quel tipo di film, perché per me è proprio una cosa che assolutamente non riesco a concepire. E poi che ho paura, più che paura forse è senso, tipo dei ragni. Mi fanno proprio paranoia, cioè quando li vedo non riesco a dormire, se so che ho un ragno in camera devo alzarmi con l'aspirapolvere a tirarlo su. Invece tipo per altre cose come le cimici e le cavallette le prendo tranquillamente in mano per portarle fuori, non mi fa senso. Domanda numero 28, l'ultima cosa che ti ha fatta piangere? Non mi ricordo esattamente cos'era, però so che ho pianto da ridere qualche sera fa con i miei genitori e Jacopo, che eravamo a cena qua a casa e stavamo parlando di qualcosa, e so che mi sono scoppiata talmente tanto a ridere che mi sono messa a piangere, ma non mi ricordo cos'era. Per fortuna però era piangere dal ridere, non dalla tristezza. L'ultima volta che hai detto ti amo a qualcuno, al mio ragazzo, ieri sera, quando appunto ci siamo visti. Il significato del tuo nome su YouTube? Beh, come sapete vi avevo già parlato appunto anche del mio tatuaggio Be The Light, e del fatto che sono sempre stata molto affascinata da tutto quello che è luci, lucette, lucine, cose del genere, e oltretutto anche al concetto di luce. Non al concetto di luce cristiano, mettiamola così, ma al concetto di luce in generale. Perché appunto io non sono credente, quindi per me il concetto di luce ha un altro senso rispetto a quello appunto che può avere per una persona che crede, una persona cristiana. Però appunto l'idea di luce come appunto cosa positiva, salvezza, eccetera. Ma appunto se andate a vedere i video dei tatuaggi, vi magari lo spiego un po' meglio. L'ultimo libro che hai letto, in realtà non l'ho letto, ma l'ho ascoltato, perché ho ascoltato l'audiolibro Il Conte di Montecristo. L'avevo già letto anni fa, mi è piaciuto un sacco. Volevo ascoltare l'audiolibro, appunto l'abbiamo ascoltato io e Jacopo qualche settimana fa e ci è piaciuto un sacco. E l'ultimo libro, cioè il libro che stai leggendo adesso, invece non sto leggendo nessun libro purtroppo. L'ultimo show che hai visto, ho guardato, ho finito di guardare qualche settimana fa, The Good Doctor su Netflix. Mi è piaciuto abbastanza, non è la mia serie preferita della vita, ma insomma, niente male, mi è piaciuto abbastanza. L'ultima persona con cui hai parlato, Angela, una delle mie migliori amiche che è stata qua poco tempo prima. Che relazione c'è tra te e l'ultima persona a cui hai scritto? Ho scritto, penso appunto a mio amoroso per sapere se aveva finito di lavorare, e appunto è il mio ragazzo. Cibo preferito? In realtà io amo tanti cibi quanti ne odio, perché sono un po' fastidiosa nell'ambito di culinario, però amo i cibi classici, quindi la pizza, il sushi, la pasta a quintali. Però uno dei pasti che di solito ordino di più quando sono fuori, ovvio che se vado al sushi o a mangiare una pizza mangio quello, ma se tipo vado al ristorante o non so, in un posto X che fanno anche altri piatti primi e secondi, quasi sempre ordino una buona tagliata di manzo al rosmarino con patate al forno. Posto che vuoi visitare, prossimamente vorrò. Io sono un amante del freddo, non so se ve l'avevo mai detto, non amo il mare, non amo il caldo, quindi non andrei mai di mia spontanea volontà in Sud America, in Africa, in Australia, in qualsiasi parte del genere, anche al sud Italia. In realtà ci vado per appunto motivi che vi ho già detto, ma non perché io ami andare al mare o apprezzi il caldo, assolutamente no. Quindi prossime vacanze sono, il mio sogno è fare tipo Natale New York, cose del genere, però appunto voglio andare, a parte quello lì, che però non lo farò penso nel prossimo futuro, ma andare proprio al nord, quindi andare in Scozia, andare in Lettonia, volevo andare in Estonia, volevo andare in Finlandia, vorrei tornare in Irlanda, perché appunto ne abbiamo visto solo la parte di Dublino, però volevo anche fare altre parti più a nord.
Vorrei andare in Svezia, vorrei andare in Norvegia, più a nord possibile, mandatemi e corro proprio. L'ultimo posto in cui sei stata, penso intendano vacanza, ed è stata appunto la Puglia del mese scorso, che c'è anche un blog se vi va di guardarlo. Hai mai avuto un incidente? No, fortunatamente no, incrociamo le dita, incrociate anche le dita di piedi per favore, perché... Che fenomeno, non mi viene in mente che abbia mai avuto un incidente almeno serio, magari qualche stupidata piccola da quando ero piccola che appunto mi sono rotta il labbro, va cadendo, ma niente di incidenti particolari, assolutamente no. L'ultima volta che hai baciato qualcuno, ieri sera, il mio fidanzato, e stamattina il mio amante, no scherzo. Antuno, l'ultima volta che sei stata insultata, non saprei sinceramente se qualcuno mi ha mai insultata, se l'ha fatto alle mie spalle, perché io che sappia non penso di essere mai stata insultata. Gusto di caramella preferito, direi o menta o limone, se sono le caramelline tipo quelle per la gola. Se no, se sono le caramelline quelle più mollicette, come sapete, vi ho fatto vedere anche su Instagram, che io amo quelle fatte a forma di ovetto al tegamino, quelle frizzanti tipo i ciucci o le strips, quelle super frizzantine e quasi amarine, asprette, mi piacciono da morire, e le ricolizie di piene, di solito quelle sono tra i miei preferiti. Che strumento suoni? Non suono nessuno strumento musicale. Non l'ho mai suonato in realtà. Da piccola volevo suonare diverse cose, poi però alla fine non mi sono mai messa. Non so se si possa definire uno strumento, ma mi piace cantare. Hello? Ciao. Dimmi. Bene, sto filmando un video. Scusate, era Jacopo che mi chiamava. Stavo dicendo che appunto non penso che si possa intendere come strumento, ma mi piace cantare. Così, cioè per me, nel senso non ho mai fatto grandi cose, però appunto mi piace cantare. Pezzo preferito di gioielleria, direi collane e anelli. Non amo particolarmente orecchini, nel senso che ho questi qua e più o meno sono sempre gli stessi, no, due paia e li cambio. Bracciali li odio, uso solamente questo ultimamente perché è talmente sottile che appunto non mi dà fastidio e non lo sento quasi neanche, quindi lo tengo su. Però per il resto di solito sono collanine e anelli che preferisco un po' giostrarmeli all'occasione. L'ultimo sport che hai praticato, ho fatto ginnastica artistica quando tipo avevo 13 anni, per tipo 6 o 7 anni in realtà, da prima ai 13-14 se non sbaglio, e mi sono pentita un sacco di aver mollato perché mi piaceva da morire, però vabbè, causa di forza maggiore. E, però no, non pratico niente, adesso siamo io e Jacopo che vogliamo iniziare a fare tennis. La vedo abbastanza duretta, però insomma, vabbè, vedremo cosa succede. Ultimamente però non faccio niente. L'ultima canzone che hai cantato, ho cantato a squarciagola tutto il mio album di canzoni natalizie che ho su Spotify, perché come sapete mi piacciono un sacco le canzoni di Natale, tipo da luglio o forse anche prima, che io inizio subito ad ascoltarle, quindi ho il mio album su Spotify che ogni tanto quando sono in macchina le canto sempre. Poi c'è tipo la preferita pick-up line, tipo quella che la frase che usi per rimorchiare. Non ho mai rimorchiato in vita mia, quindi non saprei dire. L'hai mai usata? No, perché non saprei neanche cosa dire a una persona normalmente. Se fossi singola e dovessi rimorchiare, non avrei idea. Penso che non rimorchierei, comunque aspetterei che qualcuno arrivasse da me, ma io di mia spontanea volontà non penso che andrei mai a rimorchiare con qualcuno. L'ultima volta che sei uscita con qualcuno, direi ieri che siamo stati io, mia mamma, Jacopo e un'amica di famiglia che siamo andati in giornata a Venezia. E super caldo, super un sacco di gente, però è sempre bella Venezia, ci sta a vedere una volta ogni tanto. Ultima domanda, chi dovrà rispondere a queste domande dopo di te? Chiunque voglia, rispondete a tutte, rispondete a qualcuna, quella che volete. Fate un commento su qualsiasi domanda che magari vi interessa o non siete d'accordo o avete qualcosa da dire. E quindi io voglio ringraziarvi ancora un miliardo di volte per esservi iscritti al mio canale in questi ultimi 2 anni e per guardare i miei video. A proposito, se non siete ancora iscritti, iscrivetevi qua al mio canale perché ho visto le analytics e tipo il 70% della gente che guarda i miei video non è iscritta al mio canale, quindi... Iscrivetevi subito per favore, vi prometto che ci divertiremo un sacco qui insieme. E niente, appunto, vi ringrazio ancora tantissimo, vi mando un mega bacio e noi ci vediamo alla prossima. Buona giornata e buona serata. Ciao ciao!